Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo di nuovo nella mia cameretta perché ho deciso di fare il video su Parigi. Avevo chiesto a qualcuno se gli andava che raccontassi un attimo cosa ho visto a Parigi, se mi è piaciuto o non mi è piaciuto, perché appunto non ho fatto il vlog. Come ho già detto in altri video, nel video scorso tipo sul vlog di Roma e Firenze, non ho filmato a Parigi perché abbiamo trovato del tempo veramente terribile. I primi 3 giorni, siamo stati 5 giorni e 3 giorni, ha fatto veramente freddissimo e ovviamente non avevamo i vestiti adatti. Nel senso che avevo guardato le temperature e mi sembravano decenti, nel senso 23 gradi per me è già caldo, e invece erano tipo 23 gradi ma ne sentivi tipo 10 perché c'era tanto tanto vento, quindi diciamo che non sono riuscita a godermela appieno perché avevo una giacchina molto molto leggera e il vento si faceva sentire tanto. Quindi diciamo che i primi giorni ero abbastanza incacchiata col mondo, quindi non ho filmato, anche perché filmavo e non si sentiva la mia voce, quindi ho detto che senso ha. Quindi ho deciso di fare questo video a parte e raccontare quello che ho fatto, se mi è piaciuto, perché in realtà è stata la mia prima volta a Parigi. Non l'ho mai visto Parigi, sì, ho vissuto in Europa tipo anni e non ho mai visto Parigi. Quindi diciamo che, però se volete andare a vedere le foto, magari in questo video vedrò se mettervi qualche foto mentre vi sto parlando delle cose, però se volete andare a vedere tutte le cose, perché ho pubblicato tante foto durante questi viaggi che ho fatto, perché per adesso abbiamo fatto Parigi, Roma e Firenze, potete seguirmi su Instagram, il mio Instagram è lì sotto nel box informazioni, e quindi vi dirò un po' com'è andata. Allora, siamo stati 5 giorni. Quando abbiamo programmato questo viaggio, perché appunto è un viaggio che io sto facendo con lui, perché io ho finito la mia magistrale, lui ha finito la sua triennale, quindi diciamo che questo è stato il nostro viaggio di fine studi. Siccome io dopo la laurea non ho fatto un viaggio come solitamente quasi tutti fanno, almeno credo, dopo la laurea io non ho fatto un viaggio perché subito dopo la mia laurea mi sono trasferita in Canada per la mia magistrale, quindi non ho avuto tanto tempo. Anzi, quindi diciamo che adesso abbiamo organizzato questo viaggio un po' più grande, un po' più lungo e per visitare più cose, diciamo, per il semplice fatto che una volta che troveremo lavoro non avremo tante vacanze, non potrò tornare in Italia così tanto tempo, quindi sicuramente non potremo viaggiare così tanto nei prossimi anni. Quindi approfitto adesso, ho approfittato adesso in questi mesi che sono stata in Italia, che lui è finito, quindi ci dobbiamo trasferire, quindi tutte e due potevamo viaggiare, quindi abbiamo deciso di fare sta roba. Bene. Quindi io ho deciso di per Parigi perché appunto a novembre io compio 26 anni e a Parigi solitamente per le persone che hanno meno di 26 anni e tutti i musei e tante cose sono gratuite, tipo il Louvre, il Musée d'Orsay, anche la Tour Eiffel, se non mi sbaglio, fino a una certa è gratuito per chi è europeo o risiede in Europa, quindi se siete un residente di un paese europeo ma non siete comunque effettivamente europei, è comunque anche per voi vale. Quindi diciamo che questa cosa è stata molto molto positiva, per il fatto che comunque il Louvre ha un suo costo, il Museo d'Orsay ha un suo costo, una Tour Eiffel ha un suo costo, un'altra cosa ha un suo costo, tipo anche Versailles, tutte queste robe qua, costano per tutti tranne appunto per gli europei al di sotto di 25 anni, al di sotto 26 anni. Quindi se volete approfittare di sta cosa, ma poi magari voi siete tipo ipergiovani, avete tutto il tempo del mondo, invece ho dovuto approfittare di sta cosa perché a novembre compio 26 anni. Quindi ho deciso comunque di andare a vedere Parigi perché vabbè, non avevo visto Parigi, ci tenevo, più che altro ci tenevo per i musei, ci tenevo per il Louvre, il Museo d'Orsay, più che altro per questo. Diciamo che in linea generale Parigi mi è piaciuta tanto, è una bella città piena d'arte, piena di tante belle cose, però diciamo che non è la più bella città del mondo che io abbia visitato, a mio parere. Credo che sia un po' sopravvalutata come città, perché tanti dicono che Parigi sia la città più bella del mondo. Non sono d'accordo su questa cosa, mi sono piaciuti tanto i musei, mi sono piaciute tante le cose tipo l'Arco di Trionfo, la Tour Eiffel non più di tanto onestamente, perché la Tour Eiffel anche dalle foto non è che mi facesse impazzire. Un giorno infatti siamo arrivati, siamo andati all'hotel, abbiamo fatto il check-in, siamo andati alla Tour Eiffel perché eravamo abbastanza vicini e siamo saliti con le scali fino al secondo piano, perché puoi fare fino al secondo piano le scali, il secondo piano significa tipo una cosa tipo 300 scalini. Allora, io soffro tanto di vertigini, quindi non mi piace tanto salire sulle cose alte, che sia in ascensore, che sia sulle scale, che sia qualsiasi cosa, non mi piace l'altezza. E sulla Tour Eiffel ho avuto un attacco di panico per il fatto che stavamo salendo, io vedevo giù, e poi la Tour Eiffel appunto è fatta di cose, di ferro, di cose che secondo me a un certo punto se metti male i piedi caschi, cioè a mio parere, non credo che sia una cosa così sicura. Poi c'è gente che vabbè va tipo anche con l'ascensore fino in cima e ok, non lo metto in dubbio che la vista sia spettacolare, che sia tutto bellissimo, eccetera, però
a me l'altezza non piace, cioè non mi piace, non mi piace, non mi piace. Infatti l'anno scorso quando siamo andati a Toronto siamo saliti sulla CN Tower, se la conoscete è una torre grandissima e altissima, siamo saliti di sopra con l'ascensore e io stavo già morendo male, nonostante ci fossero vetri ovunque, tutto coperto, non rischiavi la morte. A una certa c'era un pezzo di vetro sul pavimento che vedevi tutto giù, oddio, mi è caduto il mondo addosso, stavo morendo, c'era addirittura un cartello che diceva questo vetro può tenere il peso di una balena, non mi interessa, non mi interessa. C'erano i bambini che ci saltavano a fare le foto, io vi giuro, panico, no, cioè no. Poi siamo andati alla Shakespeare and Company, che è una libreria, tipo, una volta era una libreria dell'usato, era una libreria dove andavano tipo famosi autori tipo James Joyce, oppure Hemingway o Fitzgerald, se non mi sbaglio, se non, spero di non dire tipo boiate in questo momento, però dopo quella originale è stata chiusa e poi ne hanno aperto uno proprio vicino accanto in memoria di questa biblioteca originale, dove appunto vendono libri dell'usato, vendono anche libri nuovi e hanno è una libreria veramente bellissima, perché tipo anche quando sali al secondo piano c'è una piccola biblioteca di libri che in realtà non puoi comprare, puoi leggere là sul momento, e c'era tipo anche un gattino che dormiva con tipo il cartellone che c'è scritto tipo non disturbate, mi ho letto tutta la notte ed era bellissimo. Poi c'era anche una macchina da scrivere, insomma c'erano questi piccoli angoletti molto molto belli. Il primo giorno che siamo andati tipo non c'era quasi nessuno perché era tardi, quindi mi sono trovata molto meglio a girarla. Invece la seconda volta che siamo andati, perché siamo ritornati in quella zona, c'era tanta gente, non c'avevi aria perché è un posto abbastanza piccolo. Però se andate a Parigi andate assolutamente a visitarla. Infatti mi sono presa un libro, come ricordo, mi hanno messo anche tipo la stampa con Shakespeare and Company, tipo il timbro. E, insomma, hanno anche delle edizioni stupende, hanno dei libri bellissimi. Non hanno tanti libri usati a mio parere, però anche dei libri nuovi, hanno delle edizioni molto molto belle. Il secondo giorno siamo andati al Louvre, perché giustamente io non vedevo l'ora di vedere il Louvre, che è una cosa che sogno da anni, perché comunque al liceo mi è sempre piaciuta l'arte, mi è sempre piaciuta studiarla, e quindi non vedevo l'ora di vedere tante cose. Ho visto anche la Mona Lisa, che me la immaginavo molto più piccola, in realtà era abbastanza grande, c'era una roba così, però più che altro c'era tanta protezione, c'era tanta gente accanto, io quindi non sono riuscita più di tanto a farci una foto decente. Però al Louvre ho visto la mia cosa preferita, ovvero Amore Psiche di Canova, che tipo, a me non piacciono tanto le statue, non sono una persona da statue, mi piacciono di più i quadri, però Amore Psiche di Canova è una statua che mi piace tantissimo, insieme alla Nike. E infatti ho visto la Nike, la Venere di Milo e quelle di Canova, che sono quelle che apprezzo di più come statue, che mi piacciono un po' di più. Poi c'era tutta la sezione greca, tutta la sezione degli egizi, arte dei francesi, arte italiana, c'era tutto. Abbiamo girato il Louvre, che ci abbiamo messo tipo 4 ore, e noi comunque abbiamo saltato tante cose perché c'erano delle cose che non mi interessavano, quindi dopo 4 ore, dopo tutta quella camminata, perché comunque tanto fuori faceva abbastanza schifo, ho detto vabbè, tanto vale stare nel museo, siamo andati a vedere il museo d'Orsay, che è abbastanza vicino, dove lì ci sono solo gli impressionisti e c'è un po' di Art Nouveau e post impressionisti, e mi è piaciuto molto molto di più del Louvre. È un museo stupendo, uno perché è più piccolo, quindi riesce a girarlo con più calma, però ho visto tanti quadri che adoro e quindi ero impazzita, ero abbastanza impazzita per questa cosa, perché è veramente bellissimo, cioè quel museo è bellissimo, quindi se vi piace tanto il periodo dell'impressionismo, quello è il museo per voi, dovete andare subito là e poi fare il Louvre. Però al Louvre comunque mi interessavano certe cose che erano esposte, quindi sono andata anche al Louvre, perché vabbè, il Louvre non puoi non vederlo, insomma, se sei a Parigi. Poi abbiamo visto l'Arco di Trionfo, non siamo andati sotto, non siamo andati sopra, l'abbiamo visto dall'altro lato della strada perché c'era una vista migliore, insomma. Mi è piaciuto tanto, è veramente bellissimo, solo che trovo che attorno ci sia un casino, cioè tipo abbiamo visto anche il Champs-Élysées, che appunto è dove l'Arco di Trionfo, tu poi tu lo vedi, però c'è tanto di quel traffico su quelle vie ci sono tutti i negozi dei ricconi, insomma non mi ha fatto impazzire Champs-Élysées, onestamente non ho trovato chissà che, bello sì perché vedi l'arco in fondo, vabbè basta, fine. Poi abbiamo un po' girato a casa, poi siamo andati a vedere la Notre Dame, tipo mi sto parlando un po' a caso, non dico primo giorno, secondo giorno, perché non mi ricordo neanche io. Poi abbiamo visto la Notre Dame, che appunto c'è vicino a Notre Dame, c'è Shakespeare and Company, quindi siamo ritornati a Shakespeare and Company. Anche Notre Dame è molto bella, non siamo saliti sopra perché siamo arrivati in un orario tardi, cioè era tardi diciamo, quindi
non abbiamo visto, non siamo potuti salire di sopra, però abbiamo visto la chiesa all'interno, che è molto bella, ma anche dall'esterno è molto molto bella. Poi siamo andati a Versailles, l'ultimo giorno siamo andati a Versailles, ma io ero già stanchissima perché abbiamo camminato ore tutti i giorni, non ce la facevo più, non sentivo più i miei piedi da nessuna parte, quindi abbiamo visto Versailles l'ultimo giorno e non siamo andati dentro, però perché c'era una fila enorme, era una domenica, fila enorme, ho detto no, mi rifiuto, onestamente no, però l'abbiamo visto dall'esterno, che me lo immaginavo un pochino più bello, però non è male, solo che trovo che la zona dove è messo non è proprio la più bella zona del mondo, insomma. Poi mi sono dimenticata, siamo andati a Montmartre, dove ovviamente avevo più aspettative, perché c'è il caffè di Amélie, Les Deux Moulins, che per chi conosce il film Amélie, che mi piace tanto quel film, c'è il caffè dove lei appunto lavora, che non è niente di che, mi aspettavo qualcosa di più, ma non è niente di che. Poi abbiamo visto Moulin Rouge da fuori, che è molto bello, però, e poi il Sacro Cuore, che anche lì è sempre poi la Casa Rosa, che è tipo praticamente semplicemente un ristorante, ma una Casa Rosa, ho dovuto fotografarla giustamente perché sì. Insomma, tutta quella zona mi era piaciuta, ma non mi ha fatto impazzire, eppure io pensavo che quella sarebbe stata la zona che mi sarebbe piaciuta di più di Parigi, che in realtà no, non è vero, mi è piaciuta tanto più che altro la zona del museo, del Louvre, perché c'è il Louvre, poi ci sono i giardini, poi c'è il museo d'Orsay, è bellissima quella zona, è stupenda, poi anche il Louvre visto da fuori è molto molto bello, e poi appunto mi è piaciuto tanto l'Arco di Trionfo. Queste sono le cose che mi sono piaciute molto di più di Parigi, però come ho già detto, non dico di essere rimasta delusa o qualcosa da Parigi, perché alla fine non si può rimanere delusi da una città, cioè o ti piace o non ti piace, insomma, però diciamo che l'unica, cioè mi sono piaciute le cose che ho visitato, assolutamente, non me ne pento assolutamente, però secondo me se fossimo restati tipo 4 giorni e non 5 sarebbe stato meglio, perché al quinto giorno eravamo veramente distrutti, non volevamo più fare niente, perché ogni giorno camminavamo, uscivamo al mattino, tornavamo la sera. L'unica cosa che a me non ho apprezzato di Parigi, che adesso mi direte vabbè ma quello succede in tutte le città turistiche, è che in ogni zona turistica, in generale neanche in una zona turistica, anche nelle zone non turistiche, approfittavano tanto 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 dei turisti, cioè alzavano i prezzi tanto dei ristoranti, appena ti vedevano turista basta, ciao, noi parlavamo anche francese, quindi però vabbè, ti vedono con la fotocamera in mano e ciao, se sei turista, oppure sentono l'accento che è diverso perché appunto non abbiamo l'accento dei francesi, abbiamo l'accento del Quebec e quindi capiscono subito che sei turista. Questa è una cosa che non ho apprezzato, anche a Venezia succedono queste cose, ma a Venezia succedono più che altro nelle zone tipo San Marco, Rialto, invece se vai un po' in zone un po' più disperse dove sai che non sono punti turistici, non è proprio così. Invece a Parigi sembrava che ogni angolo di Parigi fosse tipo immerso nel aumentiamo i prezzi per il turismo. Questa cosa non l'ho apprezzata tanto, approfittano troppo dei turisti, e trovo che sia una città molto cara. Non so se sia una città molto cara in generale, perché magari è una città cara in generale, quindi ok, posso capirlo, però boh, io come turista ho trovato che ho speso troppi soldi ho speso troppi soldi, e siccome avevo altri viaggi da fare dopo Roma e Firenze, se adesso lunedì partiamo per la Grecia, ero tipo ok, io sono povera di già solo dopo Parigi, quindi non ti dico, non ho fatto shopping, non ho comprato niente, cioè tutti i soldi spesi sono stati sul cibo. Quindi ragazzi, questo è tutto, non volevo far durare questo video tipo in eternità. Fatemi sapere se avete visto Parigi, fatemi sapere se vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, fatemi sapere se volete visitarla, oppure quali sono le città che in realtà vorreste visitare di più. Per me Parigi era una delle città che volevo visitare tanto, adesso l'ho vista, poi ciao, siamo a posto. Quindi fatemi sapere nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!